parte gli scherzi, sarò velocissimo, visto che sono nell'orario. Quando ho pensato al tema, le cose da dire, ho cercato di fare prima una prima riflessione, pensando a quello che abbiamo studiato, valutato, anche non so se qualcuno di voi si ricorda, a finire anni 90, primi anni 2000, facevamo i convegni sui superluoghi, no? Qualcuno di voi si ricordate, no? Questi mega polifunzionali dove dentro c'era la scuola, la residenza, il nuovo centro commerciale, eccetera, eccetera. Oggi, ahimè, 2015, dobbiamo iniziare a parlare dei cosiddetti monoluoghi, che possono essere o dei capannoni dismessi, dove è finita l'attività produttiva, purtroppo, oppure delle situazioni che non sono soltanto dal punto di vista economico degradate, cioè, ma cominciano ad essere anche dei problemi sociali, no? Occupazioni, eccetera, eccetera. I non luoghi, questa è una fotografia degli Stati Uniti, stanno diventando anche i famosi centri commerciali degli anni 90, che troviamo anche nei nostri territori. Negli Stati Uniti stanno venendo fuori questi sistemi urbani, nel senso dei centri commerciali in abbandono. I non luoghi per me sono anche quelli che negli anni 2000, sono stati immaginate come aree di riqualificazione, no? Di dismissione di aree produttive. La formulina magica era semplice: tolgo l'industria e inserisco la casa. In questo caso si è inserito anche un tema di cambiamento climatico, giusto per rimanere un po', insomma, in situazioni contemporanee. Queste sono le prime riflessioni che mi sono fatto appena mi è stato dato il tema da affrontare, no? La rigenerazione delle aree industriali. Che cosa dobbiamo fare, nel senso, attorno a sé? Che cosa dobbiamo fare? Tanto per capire come riqualificare e rigenerare le aree industriali e le aree industriali dismesse, dobbiamo capire che siamo all'interno di una nuova rivoluzione industriale, ma che questa si deve anche portare a una rivoluzione urbanistica, nel senso che ho visto e ho sentito anche gli interventi che mi hanno preceduto, che tutti sentiamo l'esigenza di avere una nuova normativa urbanistica che non sia di tipo semplicistico, ma sia un po' più semplice, che non sia statica, ma che sia dinamica rispetto agli eventi e rispetto alla contemporaneità della crisi economica, che ovviamente anche ha inciso nelle scelte, negli aspetti più urbanistici. Ho scritto sotto manifattura digitale perché secondo me l'urbanistica deve iniziare a considerare anche questa nuova tipologia di insediamento produttivo, di manifattura digitale, perché se pensiamo anche qui agli anni 80-90, le aree industriali generalmente erano messe al confine, no, del territorio del comune, oppure al confine di due o tre realtà territoriali, perché creavano i problemi di impatti ambientali, di rumore, di traffico, eccetera, eccetera. Oggi invece assistiamo a questa nuova manifattura digitale che si sta riappropriando anche di spazi dismessi all'interno dei centri storici. Come dire, è la manifattura, in questo caso digitale, che entra dentro le città e non viene espulsa per questioni appunto di impatti ambientali. Altro tema che dobbiamo affrontare è quella, tradizionale lentezza della città, che sottolineo non è un aspetto negativo che dipende da qualche persona o da qualcuno, ma è intrinseca nella città la lentezza con la quale la città stessa si trasforma negli anni. Parliamo tanto di qualificazione e rigenerazione, sappiamo subito benissimo che c'è un problema di proprietà da affrontare, no? In Italia, con la proprietà frazionata che ovviamente rallenta grossi processi di trasformazione. Secondo me l'urbanistica si dovrà fare anche carico non solo di cercare di aumentare la velocità delle città, ma di stare, non dico al passo, ma cercare di stare dietro a quella che invece è la velocità delle tecnologie e che cambia anche i sistemi di produzione. Industriale. Quale strategia? Ho tolto le altre 80 slide. Quale strategia portiamo avanti come consorzio attività produttiva? Sostanzialmente sono due strategie. La prima, ovviamente, banale, ma però bisogna sottolinearla, di capire quale rigenerazione, ma soprattutto per quale produzione. Va benissimo il coworking, il fab lab, gli spazi di innovazione. Però un territorio arricchito se su quel territorio esistono delle aree importanti dal punto di vista manifatturiero, terziario, commerciale dei servizi.
perché nella mia piccola esperienza ho visto che i Fab Lab vanno benissimo, ma vanno benissimo per produrre dei prototipi. Se io voglio un'azienda che fattura 500 milioni di euro e che ha il 95% della sua produzione sull'export, devo avere un capannone di 10.000 metri quadrati, non uno spazio di 100 metri quadrati, non il Fab Lab. Poi sul Fab Lab bisognerebbe fare anche un'ulteriore riflessione, perché ad oggi molte aziende si stanno facendo il proprio Fab Lab all'interno del proprio capannone, perché assorbono dalla spinta propulsiva di questi giovani tutta una serie di idee, di innovazioni che non riescono e non possono gestire al proprio interno. Come vi dicevo, la prima strategia è più su un versante di rigenerazione, e noi pensiamo alla rigenerazione delle aree industriali esistenti. Sto parlando prevalentemente della provincia di Modena, dove ci sono delle aziende importanti, dove hanno un importante export e che ci stanno chiedendo ampliamente, quindi vuol dire che il fatturato cresce nonostante la crisi. E a queste aziende noi dobbiamo dare delle risposte, non per trattenere, ma per rendere le nostre aree più attraenti e per consolidare la presenza di queste aziende nei nostri ambiti produttivi. Dobbiamo ragionare, ragioneremo anche come consorzio, che collaborerà con noi, con il cosiddetto smart district, cioè con un servizio nuovo di network di servizi materiali e materiali che dobbiamo dare a queste aziende. Dobbiamo ragionare sempre più sulla base di un distretto energetico, non sull'energia del capannone del lotto. Dobbiamo costruire degli strumenti di gestione unitaria, problematica e comune. Tradotto, bisogna pensare all'amministratore di condominio, poi so che sto creando una parola che fa sbiancare tutti quanti. Ultima questione, a me cara, è quella che noi dobbiamo lavorare anche sull'immagine di queste aree industriali. Passatemi la banalizzazione. Rimini ha lavorato in questi anni sulla cartolina del lungomare, è la sua area produttiva. Poi ci può piacere o no il disegno che hanno scelto, ma hanno lavorato sulla nuova immagine della cartolina di Rimini. Noi come sistema modenese dobbiamo lavorare sull'immagine della nostra cartolina, che sono le aree produttive, dove ci sono delle eccellenze di livello mondiale. Io girando, sono direttore del consorzio dal 1° di marzo, non vi dico da dove arrivo perché penso di rimanere un segreto, no, sono di origine bolognese, parte gli scherzi. Quando ho fatto sopralluoghi delle aree ho scoperto delle aziende molto importanti, innovative, però le nostre aree industriali hanno bisogno di un nuovo sistema, di una nuova identità che riconosca quest'area industriale rispetto al contesto. Banalmente anche una cartellonistica contemporanea innovativa. Io mi sono perso se non c'era l'applicazione Wiz all'interno di queste aree industriali, perché si fa fatica a riconoscere l'ingresso, la porta principale, dov'è l'azienda X, dov'è l'azienda Y. Poi uno arriva dentro questa azienda, c'è la bandiera cinese, la bandiera americana, sfrecciano, no, questi piccoli trattorini da una parte all'altra, gli scavabili buttati da una parte. Dobbiamo pensare a ricostruire e a migliorare soprattutto il brand di quest'area industriale verso l'esterno. Seconda strategia è quella relativa a quella che io chiamo più riqualificazione e meno rigenerazione. Cioè riqualificazione vuol dire che passo da un contesto negativo a un contesto positivo, mentre la rigenerazione la uso in un contesto che per me dal punto di vista urbanistico, ambientale, economico è già positivo. La riqualificazione di aree, ad esempio, artigianali e industriali, le abbiamo anche nella città di Modena, alcune situazioni dove ci sono tagli di capannoni più piccoli, tagli di capannoni più piccoli che hanno bisogno di una riqualificazione e che, ahimè, oggi il mercato non è neanche più in grado di assorbire qualora ripartisse il sistema economico produttivo per quel tipo di attività che c'era e che era insediata in quel capannone. Sto parlando dei tagli artigianali, banalmente, 200, 400, 500, 1000 metri quadrati. Ecco, su questo, ma faremo anche, come dire, una battaglia con gli amici dell'agenzia Sipro di Ferrara. Cercheremo di lavorare per fare le nostre proposte anche a livello regionale con la nuova legge urbanistica 20 del 2000, perché secondo noi il tema del riuso temporaneo è il tema. Non potrà essere la soluzione al 100%, infatti mi ha fatto piacere vedere gli interventi che mi hanno preceduto, dove finalmente parliamo del riuso temporaneo che ha portato qualche risultato. Ovviamente in un periodo temporaneo, in attesa di qualcosa, noi dobbiamo occuparci di questi contenitori.
Io ho fatto una ricerca bibliografica banalmente su Google per capire un po', per trovare la definizione di riuso temporaneo. Ne ho trovato una molto interessante, non ve la leggo perché ho 4 minuti, vi leggo solo però l'ultimo capoverso, che è in questo tempo di mezzo, cioè tra la previsione urbanistica e l'attesa della grande riqualificazione, che chissà mai quando avverrà, se la farà l'archistar, così mi ricollego anche all'intervento di Verona, è in questo tempo di mezzo che tra la vecchia e la nuova destinazione d'uso che è possibile sperimentare attività e progetti temporanei, usi ad interim, che possono offrire nuovi scenari di rigenerazione urbana. Perché noi dobbiamo pensare anche al ruolo sociale del riuso temporaneo. Perché se questo contenitore non è solo dismesso dal punto di vista produttivo, ma è anche dismesso dal punto di vista della manutenzione cosiddetta ordinaria, rischia di diventare un problema sociale. Occupazioni, eccetera, eccetera. A mio avviso il riuso temporaneo è, come dire, la medicina che può temporaneamente, in un tempo di mezzo, darci una soluzione. Mi avvio alla conclusione, è chiaro che il riuso temporaneo ha anche bisogno di normative contro le quali si scontrano molti miei colleghi, perché ad esempio interviene l'ARPA, interviene i Vigili del Fuoco, interviene la Sovrintendenza, interviene la USL, e molti usi temporanei, al di là del fatto che molti comuni non li hanno disciplinati, ma non hanno neanche la leva normativa per poterli disciplinare proprio all'interno del proprio regolamento urbanistico edilizio, e noi su questo dobbiamo, come dire, combattere, tra virgolette, stavo per dire guerra, ma non mi sembra termine adatto in questo periodo, combattere, come dire, far presente le nostre posizioni, perché sul riuso temporaneo, secondo me, sulle piccole e medie trasformazioni e riqualificazioni possiamo vincere la partita. Grazie.